conosciamo noi due? No, sono io che conosco lei. Lei è la contessa Serbelloni Mazzanti, vien dal mare. Ah, allora lo vedi che ci conosciamo. Questa passione com'è nata? Per caso? Ce l'avevi dentro? Ti ci sei trovato? Beh, no, penso che ce l'avevo dentro, perché quando facevo l'università, facevo nel giorno di vino della scuola, dell'università, facevo la cosa che prendeva in giro i professori, tutto quanto. Per cui insomma, ce l'avevo abbastanza nel sangue. Poi quando sono venuto a Roma a cominciare un po' a fare questo lavoro, mi è capitato del tutto casualmente di lavorare con Festa Campanile, c'è cioè tutta una serie di registi che facevano questo mestiere, e quindi ancor più, diciamo, mi sono indirizzato in questa pista. Lei gioca a stecca? Io sì. Sabato sera a casa mia. Tutti! Ecco, c'è stato un incontro comunque, no? Quello, verrebbe da dire, con Fantozzi, invece poi è Paolo Villaggio. Allora questa me la racconti bene una volta per tutte? No, la cosa è andata così. Villaggio insomma litiga con Salce e decide di fare il regista. E io nel frattempo avevo esordito con un film che si chiamava John Travolta da un solito destino. Che era un film con un socio di John Travolta, che non aveva avuto nessun successo in Italia, ma che era stato stravenduto nel mondo perché la gente un po' pensava che la parodia fosse John Travolta. Villaggio si capisce che non può fare regista, e quindi gli viene proposto di affiancargli un giovane, insomma, che gli desse un supporto tecnico. Gli fanno Il mio nome. Io avevo già lavorato con Villaggio facendo l'aiuto regista in 2 o 3 film. Lui si dimostra entusiasta. Ah, ma sì, per carità, lo conosco, è benissimo, eccetera, eccetera. E quindi io vengo contattato, per carità, erano 2 anni, non lavoravo più, ero proprio... Poi in quella soglia, se torni a fare l'aiuto, non lo fai più. E vado a casa di Villaggio. Allora, suono, apre Villaggio, mi guarda e dice, ma che cosa... Ma io sarei nei parenti, sarei venuto per... Ma sei tu? Io pensavo che era un altro. Come? Avrebbe crollato il mondo. Detto, vabbè, allora vado via e chiami quell'altro. Dice, ma no, dice, ma mai sei venuto te, fa uguale. E così sono partiti 11 anni, così sono cominciati 11 anni di lavoro bellissimo. Paolo Villaggio, alla fine, chi è o chi era in quegli anni? Allora, Villaggio, oltre a essere una persona molto intelligente, e questo aiuta sempre, lui nella vita era l'esatto opposto di Fantozzi, come spesso succede, quindi non era pavido, non aveva problemi con le donne, era uno scialacquatore, era uno che c'era l'amante, era proprio l'anti-Fantozzi per eccellenza, e poi invece si rifugiava nei film, faceva altre cose. E noi abbiamo avuto un rapporto abbastanza strano, a dire la verità, perché eravamo molto affiatati sul set, moltissimo, bastava un'occhiata, non c'era neanche bisogno di parlare, però credo che in 11 anni siamo andati a cena 3 volte. Vado! Vadi! Per allora cosa rappresentava? Guarda, si può dividere un po' la cosa in 2 periodi. Allora, c'è stato un periodo che è stato quello del grande successo dei libri di Villaggio, in cui c'era un momento sociale che valeva la pena di descrivere. Villaggio lo ha fatto molto bene, con tutti i paradossi naturalmente che usava nei suoi libri, che la gente diceva, guarda quello lì che deficiente che è, senza capire che era lui anche, che lui era uguale, non in termini di così di paradosso, ma avevano quei rapporti con la figlia, quei rapporti con la moglie, quei rapporti col lavoro, col denaro, con tutto, erano uguali. Per te, per Neri Parenti, alla fine, adesso a bocce ferme, questi cinepanettoni sono stati, così, dovendola semplificare, più una croce o più una delizia, o nessuna delle due? Beh, sono stati una delizia, perché hanno avuto dei risultati ottimi, e quindi chiaramente fa sempre piacere, non ti nascondo, anche da un punto di vista economico, anche abbiamo fatto dei bei viaggi, quindi c'è stata tutta una fase. Sono stato un po' croce, perché chiaramente, anche se a me non è che devo dire me ne importi più di tanto, ho fatto 45 film,
ma che insomma a volte c'era un accanimento ingiustificato, nel senso che si faceva un film comico, insomma. Improvvisamente tutti hanno scoperto la commedia, tutti vogliono fare la commedia, hanno messo in piedi qualsiasi tipo di film commedia di tutti i tipi, che chiaramente poi la programmazione si è procrastinata di un anno e mezzo, come sempre succede, e quindi improvvisamente a un certo punto sono arrivati 200 commedie. Io le cose che faccio sono un po' fuori, perché io se faccio la commedia è per caso, io faccio i film comici e quindi mi distacco un po' da questa. Quindi, per parlare di tempi gloriosi, brutti, sporchi e cattivi era diverso da Ci eravamo tanto amati, cioè anche nella commedia c'erano le anime diverse. Ma io ti amavo. Ah sì? Beh, io credevo... Sicuro, com'è? I genitori si separano e questo eccelle. Ma poi in tutte le materie, guarda, storia italiana, tutti 10, pur la condotta, 10. Eh no, dai, allora è proprio che... Zallone ti fa ridere? Zallone mi fa ridere, sì, mi fa ridere, penso che sia più un fenomeno personale che non proprio del progetto, ecco, insomma. Ce ne dobbiamo andare da qua, tu non puoi stare più. Noi giù abbiamo delle onoranze funebri particolari. E Pio Amedeo? Dunque, Pio Amedeo sinceramente un po' meno, però è il primo film che fanno. Siamo sicuri che non sia pericoloso? Tranquilla, l'unica cosa che lo fa arrabbiare è la parola niente. Mi dispiace di essere venuto così a mani vuote. Non fa niente. E com'è però la tua vita? Perché uno immagina, insomma, tanti set, belle attrici, insomma, eccetera, no? Poi invece mi sembra, ce lo siamo anche detti un po' in passato, sei un po' più schematico di così, no, o no? No, intanto, ripeto, sono sposato da 30 anni, sono assolutamente... Il tuo colpo di fortuna, mi hai detto. Sì, sì, no, ma non è che ho avuto... Non mi piace la mondanità, quindi questo penso mi ha salvato. Penso di essere una persona spiritosa e quindi... Di poter far ridere, me ne accorgo, insomma, anche se sta una cena, la cosa, insomma, se prendo l'argomento in una certa maniera so far sorridere, so vedere le cose dal punto di vista della parte buffa, anche di una cosa che invece buffa non è. Un'eredità, finalmente un colpo di fortuna. Ciao mamma, come stai? Ho chiamato per il vostro anniversario. Ci ha fatto gli auguri? Sì. Una delle cose più che mi capitano sempre in carriera e che mi si avvicinano, mi chiedono, signor Carlo Vanzina, me lo fa un autografo? E io lo firmo, faccio l'autografo Carlo Vanzina. Fra 200 metri, spostarsi sulla sinistra. Eccolo, zio Walter, c'è pure il navigatore. Questa è una tragedia, lo zio è diventato una macchina, Giumano non sa più niente.